Buongiorno ai telespettatori di Prima di Tutto, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi è giovedì 20 settembre, sono tante le notizie che andremo a leggere insieme in questa prima parte con la rassegna stampa dei principali titoli dei quotidiani in edicola oggi. E apriamo immediatamente con il Centro che dà rilievo a un caso di cronaca, la giudiziaria con il ladro ucciso e il processo bis all'agente, chiesto un nuovo rinvio a giudizio per la sparatoria di Castelnuovo, grande importanza anche alle elezioni regionali. Oggi ci sarà il vertice a Roma tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per decidere da quale partito uscirà il candidato nelle regioni in cui si voterà tra l'autunno e la primavera, oltre all'Abruzzo anche la Basilicata, il Piemonte e la Sardegna, ma non uscirà il nome ancora, insomma si devono delineare gli accordi precisi per avere poi il nome sul quale creare la coalizione effettiva per poi andare alle regionali, da noi appunto ricordiamo il 10 febbraio. E quindi apriamo immediatamente il Centro e vediamo subito il titolo di apertura, e vediamo che è dedicato al caso appunto del ladro ucciso e il processo bis all'agente, chiesto un nuovo rinvio a giudizio per la sparatoria di Castelnuovo. Ancora il caro pedaggi autostrade A24 A25, sospensione a partire da ottobre con una riduzione di più del 10%, appunto il vertice a Roma, regionale il centrodestra decide sui candidati, e sulla riforma Fornero, pensione anticipata, le tre ipotesi sul tappeto. Ricorderemo tutti la Fornero in lacrime quando decise quando si approvò appunto la legge che ha veramente creato tantissime problemi in seguito. La cerimonia a Teramo, danze e poesia per la riapertura della villa comunale, sicuramente un grande segnale della pubblica amministrazione, della nuova amministrazione d'Alberto, quella della restituzione della villa comunale in condizioni che adesso finalmente rispecchiano i ricordi di tanti teramani che hanno trascorso lì e ancora vogliono trascorrere dei bellissimi momenti. Ovviamente l'attrazione principale è stata quella dei cigni, perché tutti ricordiamo i cigni del laghetto della villa e addirittura bianchi e neri, per cui veramente un bel segnale sicuramente anche di grande commozione di identità della città di Teramo. Poi nelle cronache funerali a Teramo, tante persone per l'addio a Maria Scacchioli, questa tragedia di questa giovane moglie e madre di soli 33 anni, purtroppo morta. E poi la grandine a Pineto, il comune chiede lo stato di calamità, e a Roseto le strisce blu fruttano 300.000 euro. Ancora il peculato, ex brigadiere alla sbarra, Giulianova, è accusato di aver rubato in caserma droga messa sotto sequestro. E poi Champions, le italiane, rosso a Ronaldo, ma la Juve batte il Valencia, crolla la Roma. E a Torino i vini abruzzesi in vetrina, a terra, madre. Andiamo avanti e vediamo l'Abruzzo, cantiere Previdenza, pensioni, quota 100, le ipotesi in campo, tre misure per anticipare l'uscita, scusate, 62 anni e 38 di contributi, 64 e 36 e uno scivolo di 5 anni pagato da Stato e imprese. E nel 2019 l'adeguamento dell'età di 5 mesi, ma non per tutti. Ancora sull'anticipo pensionistico, APE sociale in soffitta, resta l'APE volontario fino al 2019. Abruzzo, i sindaci al Ministero pedaggi autostradali, tolti gli aumenti. L'annuncio del ministro Toninelli: dal 1 ottobre al 31 dicembre si pagherà meno. Lolli bloccato all'ingresso del Dicastero. E qui vediamo tutti i sindaci che hanno partecipato ieri alla manifestazione a Roma. Regionali, il vertice romano, il centrodestra si incontra per decidere a chi spetta il candidato presidente, ed è quindi la giornata decisiva. Andiamo avanti e vediamo quali sono le notizie principali che riguardano la regione. Ecco qua. Abruzzo, formazione, moda, energia e trasporti, 7 corsi per diplomati. I percorsi sono biennali, gratuiti e finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro. Qualche minuto di pubblicità e poi rientriamo con la lettura del Centro. E
vediamo immediatamente l'apertura di Teramo. La sparatoria di Castelnuovo, uccise un ladro, processo bis all'agente. Dopo il primo annullamento la procura chiede un nuovo rinvio a giudizio per il poliziotto che fece fuoco su un albanese. La concussione, slitta la sentenza per il cantoniere. Ancora Mariani, una sciagura se la stireria chiude, stiamo parlando della stireria Campli, il consigliere regionale raccoglie l'appello della CGIL e contatta Lolli per una trattativa con la Ferdi. Andiamo avanti, tante persone per l'addio a Maria, al santuario della Madonna delle Grazie, strapieno per il funerale della giovane Scacchioli, morta a 33 anni, veramente una bruttissima tragedia. Faiano, interviene il genio militare, demolirà una decina di abitazioni delle frazioni di Montorio per riaprire il centro. E ancora andiamo a leggere gli altri titoli, ecco qui l'apertura della villa comunale, danza e poesia, cerimonia dopo la chiusura per i lavori di riqualificazione d'Alberto, questo spazio sarà a disposizione per i matrimoni. E oltre alla riapertura della visita ieri della villa, ieri il sindaco d'Alberto si è incontrato con i fiorai del cimitero a Cartecchio. Con la riapertura appunto dei padiglioni di loculi ancora inagibili, la viabilità esterna e la rimozione dei rifiuti abbandonati, insomma sono questi i temi discussi con i fiorai che si trovano davanti al cimitero. Lectus questa mattina è dedicata ai piccoli, fiabe alla villa, poi nel pomeriggio in programma letture di testi sui diritti universali, il rito di lettura collettiva è nel pieno della sua espressione, iniziato lunedì, si concluderà poi sabato. E poi la nomina, Enrica Salvatore, presidente della Fondazione Tercas, è stata nominata nel comitato della Cassa Depositi e Prestiti, una bella nomina che sicuramente creerà degli indotti di vantaggio per la fondazione e comunque poi a cascata per anche il territorio, per cui un grande in bocca al lupo a Enrica Salvatore e tanti auguri. A Castrogno, che rischia di chiudere la sezione per le madri detenute, l'allarme del sindacato Sappe dopo i fatti di Rebibbia, dove una detenuta ha ucciso i due figli di 6 e 20 mesi lanciandoli dalle scale dicendo ora sono liberi, era una 33enne tedesca che era stata arrestata in agosto perché trovata in casa 10 kg sì, di marijuana. Vorrebbero farci delle nuove celle, un paradosso dopo la tragedia che è accaduta a Roma. L'incontro con il direttore del carcere d'Alberto, i reclusi saranno impiegati in lavori di utilità. Ed effettivamente è importante che ci sia un legame di Castrogno con il territorio, soprattutto perché non c'è l'aspetto riabilitativo sociale per quanto riguarda il carcere, sono tantissime le lamentele, vedremo che evoluzioni ci saranno. Capponi, adesso mi aspetto giustizia, manifestazione, convegno sul caso della vigilessa licenziata, solidarietà della consigliera di parità. Ieri pomeriggio c'è stato un convegno, io sto con Anna, il caso giudiziario che è diventato convegno, e nel nostro primo piano questa mattina appunto delle 2 potrete seguire il servizio. Andiamo avanti e leggiamo ancora sulla rotonda, slitta un altro semaforo sulla statale 16 a Tortoreto, sarà installato all'incrocio con Via D'Annunzio, più sicurezza per i pedoni ma anche più code per le auto. E a Martinsicuro, erosione, nuove barriere per la spiaggia centrale. Ancora sparita la cocaina sequestrata, l'ex brigadiere va a processo, la procura lo accusa. Vediamo un attimo, si ricarica, ecco qui, scusate, ecco qui, ci siamo, e apriamo, ecco qui. Riprendiamo la notizia che avevamo lasciato. La procura lo accusa di peculato per essersi impossessato della droga custodita in caserma. L'uomo ha sempre respinto ogni addebito. A gennaio la prima udienza con il rito abbreviato. E ancora Bora Bora, da lunedì demolizione parziale, entro mercoledì via libera
E andrà liberata l'area occupata abusivamente, il proprietario ho pagato per quello spazio. Ancora Costantini, Mastromauro parte battuto. Offrire una candidatura di servizio esponendosi assicura sconfitta per maturare un credito nei confronti dei maggiorenti del partito e spuntare futuri incarichi nei posti chiave. E questa è la posizione e la lettura di Ivan Costantini, consigliere comunale di Forza Italia a Giulianova. Ancora a Roseto le strisce blu, il comune incassa 300.000 euro, l'annuncio del vice sindaco Tacchetti sugli introiti avuti fino a metà settembre. Deserto il bando per la gestione, il comune cerca di evitare un'altra proroga. Ad Atri, a Pineto, nel territorio Atri, Pineto e Silvia, proprio a Pineto il comune chiede lo stato di calamità dopo la grandinata del 2 settembre. Multe, previsto 1,5 milioni di introiti a Silvi e la stima fatta dal comune, che però conta di poter utilizzare soltanto 480.000 euro. L'apertura di Pescara protesta davanti al comune, mense scolastiche e l'ira delle lavoratrici dipendenti dei centri di cottura chiusi dopo le intossicazioni. Siamo senza stipendi, genitori stop al tempo pieno. Insomma, dopo l'intossicazione avvenuta al fine anno scolastico a causa di un batterio trovato presumibilmente nel petto di pollo mangiato dai bambini, si è creata veramente una situazione di grande difficoltà. Mense scolastiche chiuse, centri di cottura, inservienti dei centri cottura a casa, e di conseguenza ancora non si trova la soluzione. Ancora l'apertura di Monte Silvano, inquinato il fiume Saline, strage di pesci, forse uccisa da uno scarico abusivo, migliaia di cefali che finiscono sulle sponde e coprono il fondo. L'associazione sono morti per mancanza di ossigeno. E ancora andiamo a vedere l'apertura di Chieti, operazione da 20 milioni, nuovo polo oncologico tra ASL e privati. Ancora l'apertura dell'Aquila, le società del comune, centro turistico, AMA e GSA, conti in rosso, le tre partecipate sotto di almeno 1 milione nel bilancio 2017, ma tengono azienda farmaceutica, ASM e SED. E adesso andiamo a vedere i titoli principali per quanto riguarda lo sport, e vediamo qual è i titoli ai quali dedica lo sport il centro. Il CONI ridà la B all'Entella e il TAR boccia se stesso. Il collegio di garanzia accoglie il ricorso dei Liguri, che però hanno già esordito in C. Il tribunale revoca i decreti che accoglievano le istanze di Ternana e Pro Vercelli. E ancora andiamo a vedere la Coppa Italia d'Eccellenza, quarti di finale, Delgado rialza il Chieti, blitz a questa pone. I neroverdi superano Cupello in rimonta, Angolana KO in casa, Ponte Vomano, Corsaro a Nereto, pari tra Sportore e Amiternina. E la pallacanestro, questo Roseto mi piace, Persson e Pieric super, l'allenatore d'Arcangeli traccia un bilancio degli Sharks, la squadra è cresciuta tanto, in gruppo anche il pivot macedone Simonovic. Per il basket di Serie B, l'amichevole, l'Amatori Doma Palestrina, Raiola, buone indicazioni. E purtroppo l'Adriatica Press KO, Giulianova supera invece il Magic Chieti, ancora l'amichevole quindi contro contro la Sutor Montegranaro, è andata appunto a vantaggio della Sutor. L'Adriatica Press ha perso 70-66. Ancora abbiamo quindi chiuso il centro, mandiamo il servizio sulla riapertura della villa comunale e poi proseguiamo ancora con la lettura del Messaggero e della città. A tra poco. Grande festa quest'oggi alla villa comunale di Teramo, che finalmente viene restituita ai teramani. È un giorno bellissimo oggi, una bella storia da raccontare, la villa che si riappropria di tutta la sua bellezza. È un giorno importante per la città, da qui deve ripartire un messaggio ben preciso. Teramo deve rivalutare le sue bellezze, che sono tante, e guardare nel futuro in maniera più positiva, perché sta vivendo un momento di degrado e di declino inesorabile che noi dobbiamo cercare di fermare, e proprio farlo attraverso il senso della bellezza, del suo patrimonio artistico che ha, culturale. E penso che la villa sia l'emblema massimo, quindi oggi abbiamo ridato il decoro a questo luogo importante, un luogo che fa parte anche dei nostri ricordi, di ognuno di noi, di quando eravamo ragazzi che venivamo a vedere i cigni, quando eravamo innamorati venivamo con le ragazze qui,
invece oggi era uno stato di abbandono completo. È stato l'impegno dell'amministrazione, in primis del mio assessorato, di ridare colore e sorriso a questo logo. Ci siamo riusciti, tra l'altro a costo zero, grazie all'impegno di tanti del nostro gruppo di operai del Comune di Teramo, grazie all'impegno e al sostentamento economico di alcuni cittadini che chi in un modo e chi in un altro ha voluto contribuire, a cominciare dalla ditta Lesti che ha regalato i quattro cigni, a cominciare dalla ditta Melozzi che ha voluto ridare splendore ai marmi della Pinacoteca che erano tutti imbrattati di scritture orribili, grazie alla ditta Alessandro di De Ruvo Vernici che ci ha voluto donare le vernici, ma grazie a AgriMarket che ci ha donato le cibarie per i cigni, hanno voluto contribuire. Perché per loro la villa comunale ha un significato importante. Non finisce qui l'intervento dell'amministrazione, a breve mi sono impegnato e cerco in tutti i modi di arricchirlo di un nuovo parco giochi e di una casetta per i libri, così viene qui, si può leggere un libro. Adesso sorge il problema più importante, come controllarlo e mantenerlo a questo stato di decoro. Per il momento ci stiamo attivando per le procedure di videosorveglianza, che non sono procedure abbastanza complesse, vedremo se potremo garantire la presenza di qualche operaio del comune, magari in questi giorni, e chiedere anche un supporto da parte dei vigili della Polizia Municipale e magari anche della Polizia. Eccoci qui e apriamo il Messaggero d'Abruzzo che ovviamente dedica l'apertura ai pedaggi, stop agli aumenti, Toninelli ai sindaci, i rincari del 12,9% sospesi da ottobre fino al 31 dicembre, il ministro evita l'occupazione dei caselli, resta la questione della sicurezza autostradale. E ancora maxi rissa, colpi di mannaia, 5 in manette, successo a Lanciano, usate anche mazze da baseball, una rivalità tra bande, il movente e poi 2 feriti, il risultato di questa mega rissa a colpi di mannaia, veramente, insomma, delle situazioni veramente gravi. E poi l'ospedale guardia giurata presa a morsi, e nelle scuole problema mense, niente tempo pieno. E andiamo immediatamente a sfogliare le pagine del Messaggero. Il nodo autostrade A24 e A25, pedaggi costano di meno fino al nuovo anno. Toninelli informa i sindaci durante la protesta di Roma, la riduzione accettata dal gruppo Toto è del 12,9%. Nell'incontro con il ministro non è però stata affrontata la questione della sicurezza, altro tema da portare sicuramente all'attenzione, quello della sicurezza, sia dopo il crollo del ponte Morandi e comunque con le conseguenze degli eventi sismici del territorio abruzzese. E ancora export bilancio positivo con i trasporti, la crescita di Pescara è straordinaria, e a Pescara stop al tempo pieno, soluzione ponte per il caso mense, una matassa sempre più ingarbugliata dopo lo sfratto dell'impresa implicata nell'intossicazione alimentare dei bambini. Il legale delle famiglie scrive all'ufficio scolastico per evitare il caos dei pasti portati da casa in attesa del via al servizio. E ancora il comune a tavola a metà ottobre con l'incognita della terza impresa. E nonno ascoltami che parte domenica da Pescara, campagna nazionale in difesa dell'udito, e la patente scade a dicembre ma la vista per il rinnovo è fissata a fine gennaio, la sanità cattiva. Ancora andiamo a vedere gli altri titoli, vediamo l'apertura che il Messaggero d'Abruzzo dedica all'Aquila, Belvedere, il ponte sospeso tra archistar e abbattimento, il tema è stato affrontato nella seduta della Commissione Comunale Territorio, 3 ipotesi, riqualificare ciò che già esiste, eliminazione totale o un progetto simbolo. Il bullo di Montereale, un settantenne, scatta il processo, l'uomo è accusato di vari reati per aver imperversato nel paese. E ancora all'Aquila torna la grande festa della scienza con la notte dei ricercatori il prossimo 28 settembre in centro, e in programma anche uno show di Giobbe Covatta all'emiciclo, tra esperimenti e dibattiti. E ancora da Vezzano sul Mone il caso Cipollone che scuote il municipio, il ricorso vinto al TAR ripropone vecchi veleni contro De Angelis. L'apertura di Chieti, palazzo d'acciaio alla Berardi, si firma il contratto per i lavori, intanto il capoluogo perde altri uffici, a gennaio via l'agenzia dei monopoli, intesa fra provincia e agenzia del demanio, l'artistico andrà nella sede dello scientifico, dopo 3 anni primo cantiere nell'ex caserma che ospiterà ragioneria e prefettura.
ancora vediamo, ecco qua, arriviamo alle pagine del centro per quanto riguarda il Messaggero d'Abruzzo. Cigni, parco giochi e libri, così la villa torna a vivere. L'assessore di Bonaventura, i cittadini dovranno averne cura. Combattiamo il degrado con la bellezza, la riapertura con i bimbi delle scuole. Dopo l'atteso intervento di restyling, ditte private che si sono accollate ai lavori considerando le difficoltà del comune. Insomma, ha molto posto l'attenzione l'assessore di Bonaventura proprio su questo aspetto, cioè che nonostante il budget molto risicato per sistemare la villa, sicuramente c'è stato un grande aiuto da parte di chi ha contribuito poi fattivamente nel restyling, a partire dalla ghiaia per pitturare le parti imbrattate e anche per il mangime dei cigni. Insomma, una gara a chi volesse più velocemente possibile far riaprire questo luogo di grande, di grande sicuramente affezione per tutti noi, per tutti i teramani. E ancora il premio di Venanzo, ospite Placido e Villoresi, ieri presentata la 23esima edizione la cui serata conclusiva si terrà ad ottobre, il prossimo 13 ottobre. Andiamo nel territorio, spostiamoci a Giulianova, un'impiegata aggredita al bancomat. Si tratta di una dipendente comunale appena uscita dall'ufficio, immobilizzata da un ragazzo e minacciata con un taglierino. La donna è riuscita a divincolarsi e gridare per chiedere aiuto. Sono arrivati i clienti di un bar, il malvivente si è dato poi alla fuga. E per quanto riguarda le regionali a Giulianova, Forza Italia, Mastro Mauro non sarà mai eletto. Abbiamo visto la presa di posizione di Ivan Costantini. Ancora nuova scuola Fermi, riprendono i lavori, cartotecnica, posti a rischio, scioperano 46 lavoratori, la grandinata il 2 settembre, la scorsa grandinata il 2 settembre a Pineto, 30% di olive e uva distrutte, insomma infatti è stato chiesto lo stato di calamità dal comune di Pineto. E vediamo l'Abruzzo, lo sport per quanto riguarda l'Abruzzo. Pescara Pillon sarà rivoluzione, il mister pensa alla variante di centrocampo per esaltare Canutè e il talento di Brugman. L'ex juventino l'anno scorso all'Ascoli sarà forse già da questa settimana la novità. E ancora gli Sharks, cimorosi si coccola ad Arcangeli, ad Avezzano Paris resto per amore, Chieti in rimonta, ok il Ponte Vomano, stiamo parlando della Coppa Italia eccellenza. E andiamo, ecco qui, sono gli ultimi titoli del Messaggero, e andiamo a vedere adesso, a leggere i titoli principali della città. Neutralizzati gli aumenti della A24, ovviamente l'apertura è dedicata alla sospensione e alla riduzione dei pedaggi della A24 e la A25. Fino a dicembre si pagherà la tariffa del 2017, la linea dal ministro Toninelli davanti ai sindaci. La bacchettata del tavolo di monitoraggio, allarme, aumento IRAP e IRPEF per i nuovi debiti della sanità. E poi l'incidente della Triano, il camionista indagato per omicidio stradale. La fotonotizia dedicata alla villa comunale e il premio di Venanzo, Villoresi e Placido al premio cinematografico, 23esima edizione. E poi la nomina di Enrica Salvatore, unica donna in Cassa Depositi e Prestiti. E poi la cronaca Giulianova, Coca scomparsa, ex carabiniere a processo. Lega Pro, avvii difficili, Mastrilli, noi più arrabbiati della SAMB. Leggiamo i titoli principali che riguardano la regione, nuovi allarmi sui conti della sanità regionali, la Marcozzi parla di possibile commissariamento, l'assessore Paolucci smorza, chiacchiere senza fondamento, ancora caos sul Partito Democratico, Renzo attacca il governo sul super ticket. Andiamo ancora avanti, parliamo di ambiente, privilegiato l'ampliamento e il completamento delle attività esistenti rispetto alle aperture. Questo riguarda le cave abruzzesi. Abbiamo visto i pedaggi e proseguiamo appunto con la notizia della villa comunale che è tornata Lago dei Cigni con la bella inaugurazione di ieri mattina. Il lutto, addio a Maria, una giovane grande donna. La Salvatore che entra in Cassa Depositi e Prestiti, un comune più collegato con il suo carcere, dedicata appunto
alla visita di ieri del sindaco D'Alberto e del vice sindaco Maria Cristina Marroni al carcere di Castrogno. In provincia i cacciatori che si dividono sul ricorso al TAR, i presidenti provinciali di Tre Sigle Teramane prendono le distanze dalla decisione di Ermanno Morelli, che la Federcaccia appunto, che aveva presentato un nuovo ricorso sul calendario venatorio. E andiamo ancora a vedere gli altri titoli principali che la città presenta questa mattina. In Val di Brata, le due facce della viabilità vibratiana, nuovi asfalti lungo la bonifica del Salinello, ma la segnaletica è carente. Ancora la giudiziaria, ex carabiniere a processo per la coca scomparsa. E ancora andiamo a vedere a Giulianova il Mastro Mauro come Luciano D'Alfonso per Costantini tiene in ostaggio la città senza avere possibilità alle regionali. I sondaggi, anche con il miglior risultato del centrosinistra, l'unico consigliere eletto andrà al Partito Democratico, quindi questa è la proiezione dei sondaggi che porta avanti anche Ivan Costantini. Il box delle idee, Forza Italia Giovani raccoglie le esigenze delle aziende di Mosciano. E ancora Giulianova, progetto di servizio civile finanziato dal Comune, selezionati 5 giovani volontari per i sentieri del sapere della bellezza. Ancora Silvi, piano triennale da 20 milioni di euro, il Consiglio Comunale approva la pianificazione delle opere pubbliche. E ancora l'incidente mortale autista del TIR indagato per omicidio stradale. Ad Atri si riaccende la disputa sui fondi per la frana di Casoli, Mazzocca e Monticelli rispondono al Comune rivendicando i meriti della Regione. E andiamo a vedere poi i titoli ecco qui, dedicati al premio Gianni Di Venanzo, fotografia cinematografica, i due attori Villoresi e Placido ospiti della cerimonia al Comunale, in programma anche omaggi a Cirillo De Marcellis e Tentarelli. Vediamo qui le immagini della conferenza stampa e degli ospiti d'onore. Vediamo lo sport. Mastrilli, noi più arrabbiati della Samb. Domenica pomeriggio il derby, sarà Ivan Robilotta di Sala Consilina ad arbitrare il derby di domenica pomeriggio allo stadio Bonolis alle 18.30. San Benedettese recupera l'ex della gara, il centrocampista Carlo Ilari. E il difensore, nel primo tempo potevamo essere avanti, se non puoi vincere almeno un punto. E poi l'atletica, l'ecologica G fa incetta di medaglie ai campionati regionali di atletica. Ancora Nairo Quintana al via del trofeo Matteotti, presentato all'Aurum, l'edizione numero 71, 20 squadre, 138 atleti alla conquista del traguardo di Pescara. Per il calcio, secondo anno consecutivo, la cittadina è stata selezionata per la cerimonia dei tornei juniores, allievi e giovanissimi. Stiamo parlando di Pineto, che presenta i campionati del calcio giovanile. È tutto anche per la città, ma andiamo adesso, prima di sederci con il nostro ospite, ricordiamo che è possibile interagire con tramite messaggi WhatsApp al numero 348 30 90 579. Ma andiamo, prima di accomodarci con Piero Fioretti, coordinatore provinciale della Lega, un altro servizio sulle prossime regionali. Vediamo che cosa è successo, qual è il quadro della situazione. A tra poco. Dopo l'annuncio della data delle prossime elezioni regionali in Abruzzo, il 10 febbraio 2019, non si smorza l'eco delle polemiche da parte delle opposizioni. Il centrodestra decide per il ricorso al TAR, ritenendo inaccettabile la volontà del PD di procrastinare fino al 10 febbraio 2019. E lo stesso capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, arriva a dirlo oggi: riteniamo delittuoso lasciare l'Abruzzo in uno stato di impasse vergognoso per i prossimi 6 mesi. Un impasse che chiederemo al Tribunale amministrativo di cancellare, ripristinando il rispetto rigoroso delle regole della democrazia. Il ricorso al TAR è oggi l'unica strada valida per chiedere ad un Tribunale di ripristinare il rispetto delle regole di democrazia che la politica cerca di cancellare. Nel frattempo attendiamo anche che i consiglieri di maggioranza di tutta la coalizione di sinistra rinuncino ufficialmente, al pari di Forza Italia, alla propria indennità di assessori e di consiglieri sino alla data del voto, per non essere un peso sulle spalle degli abruzzesi. Per il Movimento 5 Stelle significa bloccare l'Abruzzo per un altro anno. Vergognosa la scelta di fissare per il 10 febbraio 2019 le elezioni regionali in Abruzzo. Gli abruzzesi non possono essere ancora ostaggio del PD e hanno il diritto di scegliere da chi essere governati.
tutti, anche la posizione di Fratelli d'Italia e elezioni subito. Una regione ferma, una non attività, la dirigenza che ormai sta ferma in regione e non ha nulla di cui occuparsi, e nello stesso tempo giocare questa maggioranza veramente irresponsabile, giocare sulle capziosità, sui calcoli, sui numeretti, sulle cose. Qui c'è un Abruzzo in difficoltà, veramente non abbiamo più parole. Credo che sarà fatto anche da parte nostra un ricorso. Nutre alcuni dubbi, tuttavia, sulla veridicità delle dichiarazioni di alcuni esponenti del centrodestra, l'assessore regionale Giorgio D'Ignazio. Ho visto tantissima ipocrisia, tra virgolette, nel senso che è chiaro che il gioco delle parti, il centrodestra deve dire che si deve votare il prima possibile, poi privatamente magari ci confrontiamo e tutti sono d'accordo per andare più in là possibile, e poi vabbè, tutta questa sceneggiata di votare prima, votare dopo. E mentre si scatena la bagarre sulla data, tutta da giocare, per il centrodestra e centrosinistra è la partita sui nomi dei candidati alla presidenza della regione. Unico nome certo, scelto con le regionarie, quello di Sara Marcozzi per il Movimento 5 Stelle. Sul fronte del centrodestra, che ha rischiato di non correre compatto, si stanno aspettando indicazioni da Roma sul partito che sceglierà il candidato presidente nella logica di una ripartizione nazionale. Ma ci spera Di Primio, ci spera Di Stefano, ci spera Febbo, ci sono tante candidature, c'è questa anche possibilità del sondaggio che è stato commissionato in verità da Forza Italia, su nomi di Forza Italia, poi bisogna vedere le posizioni della Lega, però insomma Fratelli d'Italia è per scegliere la migliore competenza. Invece nell'ambiente del centrosinistra abruzzese, tra le opzioni più gettonate di queste settimane, c'è quella che vorrebbe il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, l'abruzzese Giovanni Legnini, candidato alla presidenza della regione. Chi mi auguro, lo so, io mi auguro che sia il presidente Legnini. Eccoci qui, bentornati. Salutiamo il nostro ospite Piero Fioretti, coordinatore provinciale della Lega. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Allora, siamo ormai in dirittura di arrivo per quanto riguarda la campagna elettorale, nel senso che 10 febbraio è stata decisa la data delle elezioni regionali. Voi avete definito tutto questo percorso che ha portato poi alla decisione di questo delle regionali, ma comunque insomma tutta l'evoluzione dal 10 agosto fino ad adesso di D'Alfonso e di tutte le sue attività ultime, come un golpe bianco. La Lega insomma ha bacchettato più volte l'atteggiamento d'Alfonziano e della sua giunta. Sì, noi abbiamo sottolineato questa stortura, ma fin da quando il governatore D'Alfonso è stato eletto come in altre regioni i governatori eletti hanno ottemperato alla scelta di rimanere in regione o di entrare in Parlamento, lui si è ben guardato di farlo mantenendo le due cariche e portando insomma fino allo stremo insomma questa situazione di incertezza che pagherà sicuramente la regione, perché questo ha di conseguenza insomma ha avuto uno scioglimento praticamente in piena estate del Consiglio. E adesso come adesso è normale che i tempi sono quelli dettati dalla legge, che si incardinano in un periodo che sicuramente non è il periodo migliore per andare a votare, con festività natalizie e l'inverno. Quindi è un disastro voluto, perché non possono dire che non sapevano, perché comunque il governatore D'Alfonso era stato eletto a marzo. Ma la Lega può avere paura insomma di questo? D'altronde insomma la campagna elettorale non è mai finita, sostanzialmente, assolutamente non siamo in campagna non elettorale da un anno. Ma infatti non è un problema di paura, il problema è del disagio che viene creato agli abruzzesi, agli elettori che hanno voglia di andare a votare, con condizioni atmosferiche incerte come minimo, in pieno inverno.
con comuni montani di cui l'Abruzzo è ben fornito, che potrebbero avere situazioni tipo neve, ghiaccio, e quindi tutte le persone anziane dovrebbero veramente rischiare per uscire da casa. D'accordo con l'assessore Giorgio Zignano. Ci sono situazioni veramente, insomma, che vanno a danno della libertà di voto di tante persone, di tanti abruzzesi, di cui il governatore Alfonso e il suo partito, perché comunque è stato tutto in ambito del PD, perché l'attuale reggente Lolli, non eletto fra l'altro, nominato da uno che non è più governatore, gioca a ritardare quei 15-20 giorni per lo scioglimento insieme al suo collega presidente del Consiglio, quindi lo scioglimento del Consiglio che comunque è slittato pure di un po' di giorni, ha giocato a ritardare pure a riunirsi con il presidente della Corte. Quindi ci sono state delle cose che potevano essere tranquillamente più veloci, perché comunque tutto questo studio che doveva essere fatto si poteva fare da marzo a luglio, avevano tutto il tempo di verificare quali erano i dettami di legge e essere prontissimi nel giro di pochi giorni. Comunque oggi è un altro giorno importante, perché questa mattina a Roma c'è il vertice, l'incontro tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega per decidere quantomeno da quale partito verrà indicato il governatore. Oltre, ricordiamo che oltre all'Abruzzo si vota anche in Basilicata, in Piemonte e in Sardegna, insomma. E già si vociferava, già si sentiva già dalla settimana scorsa che presumibilmente la Lega avrebbe, anzi Forza Italia avrebbe dovuto indicare i governatori di Abruzzo e Piemonte, presumibilmente, e poi invece gli altri della Lega da altre cose. Comunque dell'Abruzzo doveva venire fuori da Forza Italia. Non so dire se questa cosa era fondata o meno, anche perché è una voce che viene dall'ambiente di Forza Italia. Non so con precisione cosa è stato detto all'incontro conviviale di domenica sera, non credo che siano andati nel dettaglio, altrimenti non era necessaria questo nuovo incontro, anche se era anche logico che fosse presente Fratelli d'Italia, come eventualmente, non so se oggi ci saranno anche magari amici di altre forze politiche che faranno parte della... Un attimo, inciso, Fratelli d'Italia appoggerà Forza Italia nel ricorso proprio per la scelta della data delle... Sì, delle purtroppo elezioni. Io sono dell'idea che il ricorso, tranne che per darci quella forza di poter dire che c'è stata una forzatura, non porterà a una modifica della data, perché comunque a quando verrà dato, insomma, un parere, una ormai sentenza, certo, avremmo giusto i tempi tecnici per andare alle elezioni con quella data. Oh, allora ritorniamo però a parlare del futuro governatore della regione Abruzzo. Che differenza ci potrebbe essere se il nome del governatore... Noi portiamo avanti una tesi, che per quello che è il momento, quindi l'aspettativa degli elettori, noi chiediamo fortemente un candidato governatore della Lega, perché può rappresentare un'offerta nuova di cambiamento in linea con quello che è il livello nazionale, che porta a dei dati e a delle risposte e a dei gradimenti veramente importanti. E quindi su quella scia, dando sicuramente valore e rispetto a tutti gli altri alleati, alle figure che loro logicamente portano come possibili candidati, e quello che sarà l'assetto, però pensiamo che in questo momento potrebbe essere l'arma vincente, o comunque, insomma, quel qualcosa in più che può portare un plus valore all'attività del... Un plus valore. E su questo, diciamo, anche il vostro coordinatore regionale Bella Chioma è sicuramente molto
convinto, determinato e convinto, decisamente sì, perché insomma abbiamo visto il post che lui comunica molto attraverso Facebook, insomma diciamo che sicuramente utilizza per... È un modo diretto, quotidiano, sì. Ampio, utilizzabile ecco, anche dagli organi di informazione per poi dopo eventualmente approfondire e allo stesso tempo genuino perché è reale, è fatto da lui, non possono essere modificate parole o punteggiature che cambiano significato a quello che uno dice. Poi dopo è normale che... Bisogna vedere anche quanti like ha ricevuto quel post per poi quantificare. Beh oddio, diciamo... nei vari post dei mesi precedenti c'è stata veramente una valanga di approvazioni. Allora dovrebbe essere arrivato un messaggio, quindi possiamo leggerlo e vedere che cosa dicono i nostri telespettatori. Ecco qua, il centrodestra di Chiodi restò sugli scranni 6 mesi in più o no? C'è questo parallelo che viene fatto. Sì, c'è un parallelo che però non ha assolutamente... Era da aspettarsi, sì, insomma, che no, ci potesse essere una configurazione. Non ci sono minimamente paragoni, perché quello era un centrodestra eletto, che andava a scadenza naturale, che quindi sottostava ad altre leggi, altre regole, in cui interveniva anche il governo nazionale, che ad occhio ricordo che non era di centrodestra, che logicamente doveva mandare in deroga o meno in base a quelle che erano le motivazioni che si mettevano avanti. In questo caso invece ci sono altre leggi che, con uno scioglimento straordinario, visto che il presidente della regione, anche magari per interessi suoi, viste le notizie degli ultimi giorni, calcolando che in Parlamento si può anche magari avere un'immunità che ancora in parte funziona, ha deciso di andarsene in Parlamento e lasciare l'Abruzzo nell'oblio, però approfittando ben bene di tutti i tempi utili per poter fare di tutto e di più. Invece dall'altra parte c'è stato un governo che ha continuato a lavorare nelle sue piene facoltà, senza però situazioni le anomale. Le circostanze potrebbero essere diverse, insomma, sì. Sono diverse secondo sono le me. Sono le leggi diverse, le circostanze sono diverse. Sicuramente la legge è stata appena E anche chi è intervenuto è diverso, perché lì è intervenuto comunque un ok da parte di un governo certo. Politicamente avverso. Qui c'è stata una commissione un po' strana. Quindi. Allora, sicuramente insomma, legata anche alla nuova legge elettorale, esatto, la modifica della legge elettorale che guarda caso si sono fatti da soli per comunque prevedere delle situazioni che portano a far pensare anche magari a un'ipotesi di non di vantaggio, però di maggior tempo per l'opportunità di avere un candidato magari migliore di quelli che... Voi non l'avreste fatto? Cioè non vi posso rispondere per me? Io no, come quando... Non è per difendere qualcuno, no, però io, credo che... Allora, io ero nell'ambito di Chiodi, del governo Chiodi, ero in ambito di un assessorato... il mio assessore, io stesso, eravamo per andare al voto subito... anche prima, anticipato. E comunque, insomma, anche altri si erano espressi pochi mesi fa, anche per anche sì, di chi facesse parte, insomma, dell'area di D'Alfonso, proprio per la decisione. Infatti ho specificato, è stato un qualcosa legato proprio al PD, soprattutto la linea d'Alfonsiana, ma che ha avuto anche poi dopo un buon supporto anche dall'altra linea, perché lì adesso è pure da capire un attimino cosa è successo in regione, perché se ci ritroviamo Giorgio Ignazio a fare l'assessore, forse qualcosa hanno avuto anche in termini di equilibri di maggioranza. E quello anche lì, insomma, bisogna un attimo capire com'è, però insomma il dato è quello, insomma, e il fatto è quello lì, per cui di conseguenza adesso non si può discutere, ma semplicemente partire con la campagna elettorale
e sicuramente i sondaggi in questo vi danno la Lega favorita. Il sondaggio di Porta a Porta, l'ultimo del 19 settembre, vola la Lega, sempre più primo partito, staccato nettamente il Movimento 5 Stelle, che seppur rimane comunque un ottimo partito, e questo è di termometro politico, un altro sondaggio che comunque dà la Lega come tra i partiti, partito principale, ancora oltre ad essere un mio modo di pormi su questi dati, comunque sono in linea con il segretario federale Salvini. Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra, cercare di capire effettivamente le persone, gli elettori, gli abruzzesi in questo caso, cosa vogliono da noi. Sicuramente quella che è la politica del segretario federale entra nel cuore della gente, è una politica chiara, di posizioni ferme, senza insomma arretrare e andando dritti rispetto a quello che si è proposto o promesso, diciamo, cercando di mantenerle fino alla fine, quindi questo piace alla gente. Beh, ci sono insomma, c'è da una parte la notizia recente di ieri, dell'altro ieri, del cittadino che si trova sull'autobus e invocava Salvini per una presunta discriminazione che insomma era stata subita relativa a un biglietto, per cui Salvini è nell'immaginario collettivo dell'italiano sicuramente un riferimento, il vostro ma leader. Ci sono delle strutture, cioè io dei pochi interventi che ho avuto, cioè, ha interpretato la Lega, ha interpretato tanto che adesso interviene anche nelle elezioni in Calabria, giustamente, sì, insomma, sì. Non, beh, lui è stato eletto in Calabria, appunto, è stato eletto in Calabria, esattamente, e di conseguenza se uno pensa alla Lega, L'approccio politico della Lega sul territorio è proprio quello del quotidiano. Le persone che vivono con il proprio lavoro, con quello che quotidianamente devono affrontare, vedono quello che gli gira attorno come un pericolo, perché comunque loro lo subiscono e loro lo pagano direttamente. Magari chi fa le statistiche dall'alto, chiamandoli reati minori o piccoli soprusi, bullismo, però ecco, magari si dà tanta attenzione al bullismo scolastico di alcuni ambienti e non si tiene conto di quello che può succedere a una persona che magari è già sotto stress perché economicamente deve fare i salti mortali per arrivare a fine mese, per poter andare a lavorare deve fare i salti mortali per evitare tutte quelle provocazioni, tutte quelle situazioni ingiuste anche che magari gli tolgono un po' di serenità, cioè, tutti dovrebbero un attimino mettersi nei panni di chi la mattina si deve alzare presto, fare tanti chilometri o comunque magari affrontare ambienti dove oltre ai tempi di lavoro normale deve superare anche ostacoli che non dovrebbero esserci. Quindi siete ormai in campagna elettorale e si comincia a lavorare per questo, però incombe sulla Lega il problema dei fondi e adesso della rateizzazione, della restituzione dei fondi acquisiti. Insomma, non credo sia in incombenza, lì bisogna sempre comunque andare a guardare bene le carte. Si continua a parlare di queste cifre che in realtà non si combinano con quello che si legge dalle carte, non sono 49, dovrebbero essere 3, dovrebbe essere 5, quindi tutti questi anni non sono quelli che sono necessari per coprire e comunque 75-80 anni, nonostante tutto si è deciso comunque di pagare, contrariamente a quello che è accaduto con il PD e con la Margherita, i cui denari non si sa dove sono andati a finire e nessuno è stato chiamato a risponderne. Comunque quello era il tesoriere, lì sì, era il tesoriere della Margherita,
erano anche altri quindi no, erano altri giudici, forse erano altri tempi. Beh, era insomma, qualcos'altro, altri quindi tempi sicuramente cui... niente, è una vicenda che come giusto è stata affrontata e non raggirata come magari tutti quanti pensavano che accadesse nel momento in cui eravamo al governo. Invece si è andati a verificare quali erano le possibilità di trovare un punto d'incontro e vedere insomma cosa si poteva fare. E comunque fare. È stato assicurato che questi soldi verranno presi direttamente dai parlamentari del Carroccio, di conseguenza insomma... Sì, vabbè, giustamente. Quello è giusto perché certo non può essere diversamente, insomma. Assolutamente. Chi è lì a rappresentare il partito ha onori e oneri rispetto a quelle che sono le situazioni che accadono. Certo che sì. Che campagna elettorale sarà quella della Lega? Visto che una campagna elettorale è sicuramente scivolata dall'inizio dell'anno. Sicuramente propositiva e innovativa. Noi vogliamo fare delle azioni di verità rispetto un po' a tutti gli argomenti. Stiamo programmando, come già abbiamo anticipato, non è passato come situazione Lega, però c'è il nostro consigliere comunale che è alpinista di fama, ah, sì? Consigliere comunale di Grognaledo, che è andato a fare un'ispezione al ghiacciaio del Calderone e ha tirato fuori dei dati stando lì sul posto. Però non sono piaciuti, cioè, questa è una cosa strana, insomma, che le cose positive devono essere sempre attaccate. C'è stata l'Università dell'Aquila che ha detto non è vero che il Calderone è in buona salute e sta ripartendo, come magari non è vero che l'acqua del Gran Sasso può essere magari sotto attacco di presenze anomale o comunque da verificare veramente, invece è stato tutto risilenziato. Da un anno e mezzo non si parla più dell'acqua del Ruzzo rispetto al traforo, rispetto al laboratorio, perché sono intervenuti le grandi menti che hanno trovato sti progetti che però non sono stati divulgati, non se ne è dibattuto come si deve. Quindi noi vogliamo delle operazioni verità. Noi vogliamo delle operazioni verità, se veramente, insomma, se veramente la condizione del nostro Gran Sasso è veramente negativa, lo vogliamo sapere. Ma se invece ci sono delle situazioni migliori, che potrebbero comunque essere utilizzate anche per attrarre un turismo specialistico, piuttosto che magari promuovere le nostre terre in modo migliore, vogliamo saperlo, vogliamo dirlo, poterlo dire. Un'attenzione all'ambiente, insomma. All'ambiente, a quello che quotidianamente beviamo, a quello che quotidianamente riceviamo come servizio alla sanità, che poi dopo scopriamo come hanno nascosto questi debiti, come non vogliamo che adesso ci si scordi delle acque, dei fiumi che magari rischiano di inquinare il mare, perché tanto adesso andiamo verso l'inverno, non ci sono in spiaggia i turisti, quindi anche se arriva qualcosa non fa niente. Cioè, sono cose che debbono essere affrontate una volta per tutte con delle regole ben precise, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità e bisogna avere il quadro preciso di quello che c'è sul territorio. Assolutamente, soprattutto un territorio come quello abruzzese che è frastagliato, è di difficile gestione, insomma, con differenze abissali di aree, di investimenti, di ricchezza, di veramente, insomma, avrete posso molto preannunciare, da ritornando prima, con Davide Peluzzi abbiamo l'impegno di andare con una delegazione della Lega, se il tempo ce lo permetterà, facendo magari sponda con il gruppo aquilano della Lega, e incontrarci sul Calderone per dimostrare che andando sul posto vogliamo promuovere i nostri territori, la nostra terra, dando un messaggio vero
quindi non da dietro una scrivania, ma andando veramente a verificare le condizioni del nostro territorio, del nostro ambiente e di tutto quello che comunque gli abruzzesi hanno a disposizione. Perfetto, allora Piero Fioretti, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie ai telespettatori. Vediamo, insomma, vediamo quali saranno poi gli esiti anche durante la mattinata di questo vertice a Roma. Vediamo, insomma, da qui a pochissimi giorni noi avremo sicuramente il nome del candidato governatore che creerà corpo intorno a lui di un centrodestra coeso. Speriamo che sia così, speriamo che non si rivedano, diciamo, delle situazioni penso di tensione. Penso di no. Perché, insomma, come sempre c'è bisogno di una visione unitaria alla quale assolutamente i cittadini e gli abruzzesi credono. Grazie per l'invito, soprattutto per poter portare qualche concetto della Lega, di un modo diverso di fare politica della Lega. E buon lavoro allora. Grazie. Noi salutiamo i telespettatori, grazie per essere stati con noi anche questa mattina. L'appuntamento è come sempre alle 14 con la prima edizione del Primo Piano. Tante notizie per voi che questa mattina andremo a cercare, per cui restate sintonizzati e a più tardi. Buon lavoro per chi va al lavoro, buona mattinata, buon tutto. Grazie, a più tardi.